Raga, un po' più a distanza, vi prego, quando vi chiamiamo a una alla volta. Ok? Noi supportiamo con 1-2 spese a settimana, proprio spese materiali che vengono portate a domicilio alle persone, e con dei pasti caldi ogni sera. Siamo arrivati a intorno ai 320 pasti caldi a serata che portiamo a famiglie, a persone singole che vivono in tutti i quartieri della nostra città, non solo nei quartieri più popolari, anche nel centro, e che hanno bisogno appunto di supporto perché non riescono a vivere in maniera dignitosa. Stai mettendo? Pasta. Allora, qui dove siamo? Qui siamo alle case minime. Quanti pasti avete fornito? Sono almeno una quindicina. In totale non abbiamo 150 pasti. No, solo qua una quindicina, 7-7-14, sì. No, qua anche di più. Anche di più, sì. In quanti siete in casa e perché avete fatto questa richiesta? Siamo in 4 in casa. Avete anche il reddito di cittadinanza o non lo percepite? No, il reddito l'abbiamo fatto perché dato che papà ha perso il lavoro e mamma non ha potuto più lavorare, quindi l'abbiamo fatto il reddito. E quanto vi arriva, se posso chiedere? Siamo 4 persone, 890 mi pare. Mio marito è malato, ce l'ho tanti problemi. Ma solitamente lei lavora? Io no, perché ho avuto pure tanti patologie di malattia. E mio marito è malato di cuore, ce l'ho pure una tumora fisica, tante cose ha avuto. Adesso è a casa, senza lavoro. E avete reddito di cittadinanza? No, non c'è niente. Sta venendo, buonasera. Signora, come mai si fa portare la cena dalla terra di Piero? Non ci arriviamo alla fine del mese, purtroppo no. Ma lei prende reddito di cittadinanza o nemmeno quello? Sì, lo pigliamo, ma tra luce, gas, le spese da pagare. Quanti figli ha? 2. E quanto le dà lo Stato? 800. Immagini che fra chi prende il reddito e chi non lo prende, comunque c'è tutta una serie di persone che vivono una precarietà enorme, che con l'arrivo della pandemia, delle restrizioni, con la chiusura del lavoro e quant'altro non riesce a vivere in maniera degna e dignitosa. Qui siamo su via Popilia, sull'ultimo lotto. Buonasera! Ok, questa è una famiglia numerosa di 5 persone e vivono quotidianamente così. Come? Lavori saltuari. In nero? In nero, perché purtroppo vivono di un reddito bassissimo. Lo Stato che sta facendo? Lo Stato dove? Fra 15-20 giorni forse mandano i soldi. Ciao, buonasera. Sì, l'allarme sociale c'è. L'antidoto da vedere una cosa del genere è che diano dei sussidi seri alle persone. Altrimenti l'assalto ai supermercati sarà una cosa, secondo me, anche normale. Quando parliamo di pasto caldo parliamo di pasto di primo, secondo e contorno. Ieri erano 346 certificati, stasera saranno qualcosa in più. Ci siamo resi conto che l'allarme sanitario si accompagnava ad un allarme sociale, che era l'allarme delle persone che e sono già precarie e in disagio in situazione normale, e adesso questa situazione è acuita. Io lavoravo in una ditta di muratori, siamo a spasso, con 3 figli, una moglie, fitto, è dura. Ogni sera lei aspetta che arrivino i ragazzi volontari a portarle. Sì. Stasera che le hanno dato? 4 primi, 4 secondi, frutta, ogni sera cibo diverso. Da qui stiamo mandando 150 primi o 150 secondi, 120, 130, in base anche a quello che abbiamo
in casa. Oggi abbiamo verdure, domani faremo un orzo del farro e del riso con delle verdure, anche per un giusto apporto calorico e proteico per il fabbisogno di una persona. Sono ormai 10 giorni che cerchiamo di dare una mano ai nostri concittadini, visto che c'è tanta gente che non ha più cosa mangiare. E com'è lavorare a gratis in questo periodo? È appagante come se fosse retribuito, anzi, ancora di più. Adriana? Sì, sono quante io. Persone siete? Due persone. Ciccio, due. E solitamente dove lavora? Io faccio pulizia. Quindi in questo momento? Ferme proprio, tutto fermo, mio marito pure fermo. Dovete stare a casa, e che mi devo mangiare a casa? Solo. 60 anni, solo, senza famiglia, poi Paolo, senza nessuno, state a casa. Una casa occupata, casa senza bagno, senza niente. Che dobbiamo fare? Le difficoltà sono molteplici, non abbiamo più problemi con le forze dell'ordine, con lo Stato, perché forse stiamo sopperendo. Siamo in guerra e noi in guerra abbiamo fatto la prima linea. Io non lo so fin quanto potremo resistere, sinceramente, perché i numeri sono abnormi rispetto alle nostre capacità. Finora ci stiamo riuscendo, perché ci sono supermercati, ci sono tanti cittadini, tante ditte solidali che si sono messe in testa che non bisognava girare dall'altra parte, però guardare il problema e cercare di affrontarlo.